Avevo il vaccino alle 6, il mio turno è stato slittato di 6 ore. Ti posso chiedere a che ora eravate stati convocati oggi? Alle 6. Alle 6. Sono le 9 praticamente. Siamo al freddo, ci sono numerose comunque persone anziane. Noi siamo a maggior parte tutte anziane di una certa età, con diverse patologie purtroppo, soffrire qui all'umidità, in piedi. Sicuramente oggi ne eravamo più di 500 e solamente due persone che vaccinano su più di 500-600 persone, è assurdo. Si è fatto un assemblamento qui che non capiva proprio perfettamente niente. Noi ci veniamo a vaccinare, possiamo prendere il virus, ma non esiste proprio questo. Fermata a tre. Ti posso chiedere a che ora eravate stati convocati oggi? Io alle 6. E che ora è adesso? 9:30 quasi. Alle 6? Alle 6. Quindi sono le 9 praticamente. La gente che dalle 3 stava ancora qua quando sono venuto io alle 8. In pratica io avevo il vaccino alle 6, sono venuta qui alle 6 e il mio turno è stato slittato di 6 ore, quindi comunque siamo al freddo, ci sono numerose comunque persone anziane. Noi siamo a maggior parte tutte anziane di una certa età, con diverse patologie purtroppo, soffrire qui all'umidità, in piedi, senza un minimo di conforto, e insomma non sappiamo cosa fare, a chi rivolgerci. In maniera fratta minore o da fratta maggiore, io sono di fratta maggiore, poracco in manana a fratta. Anche mio padre è venuto a fare qui il vaccino, nonostante appunto lui sia di fratta maggiore, e anche lui ha dovuto aspettare 5 ore, quindi alla fine è consuetudinaria qui la situazione. E anche altri giorni è così qui? Sì. Solo a prima mattina funziona bene, non si accavallano le persone. I medici di famiglia ci dovevano chiamare. Per fare il vaccino. Poi ci sono le farmacie, quindi non si poteva risolvere questo problema. Perché loro non hanno ricevuto i vaccini a sufficienza. A sufficienza, sì, perché... Quindi siete ammassati tutti nel polo vaccinale. Sì, ci sono persone che anziane, sono dalle 2 alle 3 di qua, come devono fare? Come si fa? Parlando di 7 ore di attesa all'esterno. All'esterno, con l'umidità addosso. Un giovanotto lo può sopportare, ma una persona anziana come fa? Diciamo, ci vogliamo vaccinare però. Noi ci vogliamo vaccinare però. Oggi si è creata una situazione a un certo punto anche un po' pericolosa, no? Si è fatto un assemblamento qui che non si capiva proprio perfettamente niente. Niente proprio. Anche pericoloso. È pericoloso, sì, perché è pericoloso. Perché noi ci veniamo a vaccinare, possiamo prendere il virus, ma non esiste proprio questo. Sicuramente oggi ne eravamo più di 500 e sinceramente solamente due persone che vaccinano su più di 500-600 persone, è assurdo.